Radio 1. E allora ci avviamo addirittura d'arrivo alla chiusura della trasmissione, però vogliamo prenderci un angolo interessante, perché è una pausa caffè, ma una pausa caffè un po' amara, perché parte la stangata sulla tazzina, debutta a Genova, da dicembre il prezzo sale a 1,20 euro, insomma siamo quasi a livello del prezzo del gasolio giù di lì, ed è solo l'inizio, insomma rincari in vista anche per i distributori. Diamo la buonasera innanzitutto a Patrizia De Luise, vicepresidente nazionale, presidente della regione Liguria di Confesercenti. Buonasera De Luise. Buonasera a voi. E salutiamo Aldo Cursano, vicepresidente della Federazione Italiana Pubblici Esercizi di Confcommercio. Buonasera Cursano. Buonasera a voi, salve. Insomma, a De Luise, si parte da Genova per la tazzina di caffè. 1,20 euro, insomma, comincia a essere impegnativa. Ma tanto per cominciare bisogna, come dire, sottolineare una cosa importante. Sì. Genova sono 5 anni che a Genova e provincia il listino non è stato toccato. Quindi tutti gli aumenti che in questi 5 anni ci sono stati per la categoria sono stati assorbiti dalla categoria stessa. Sì. 5 anni fermi in un momento in cui solo che le utenze sono aumentate del 25% e la merce di base ha subito un aumento del 20%, beh, la categoria si è veramente, come dire, ha veramente fatto di tutto per non aumentare in momenti così duri. Ecco. Adesso si parla di un aumento comunque indicizzato sui prezzi Istat, si parla di un aumento, era 1,10 euro e si passa a 1,20 euro, di un 10 centesimi, insomma. Allora Cursano, De Luise parla di costi che fino adesso, insomma, gli esercenti hanno, come dire, si sono accollati, no? Hanno preso sulle loro spalle. Dov'è l'aumento più significativo nella filiera di produzione del caffè? Al di là della borsa del caffè, quella lasciamo stare, sono borse internazionali con prezzi calmierati e tutto, ma insomma quando il caffè arriva nei bustoni al bar, qual è il costo che veramente poi va a incidere anche sul discorso di gestione di un bar o di un pubblico esercizio? Vede, mi dà l'occasione anche per chiarire la materia prima, che comunque è importante, sì, ha un suo costo, sì, ma rispetto al prezzo del caffè influisce in un modo veramente ridotto, perché i costi per erogare questo servizio alla cittadinanza è il costo di una locazione, che io parlo da una città come Firenze, dove oggi sono anche fatto un intervento, si parla di affitti che vanno da 10.000, 5.000 a 50.000 al mese, di personale preposto per poter offrire questo, sì, benedetto caffè, di una TARSU, di un sistema di suolo pubblico e di tassazione, che, voglio dire, i numeri voi stessi tutti i giorni registrate con aumenti del, certo, 200, del 300. Quando, voglio dire, si parla di un prezzo, il prezzo di un prodotto, di un servizio, è il risultato dei costi di impresa, all'interno dei, chiaro, quali c'è anche la materia prima. Ma mi creda, 45.000 euro, dove oggi io parlavo del caffè storico Gilli, uno dei più prestigiosi, stiamo parlando di 45.000 euro di affitto al mese, di 10.000 euro di, come posso dire, solo pubblico. È chiaro che tutti questi costi insieme ai 40 dipendenti passano da questa benedetta tazzina da caffè, che, come ha detto la mia collega, in questi 5 anni di crisi la categoria ha dimostrato questo altissimo senso di responsabilità, che magari non ha dimostrato magari l'editoria aumentando i giornali, come sappiamo, a 1,30, oppure il trasporto pubblico che è lì a 1,30, 1,50, aumenti del 70-80%, mentre la tazzina del caffè, che è il prodotto più democratico che c'è in Italia, perché è aperto a tutti, certo, ai poveri, ai ricchi, perché l'euro. E allora questa cosa oggi, che dopo, come posso dire, questo sottocosto con cui noi abbiamo fino ad oggi erogato in questi 5 anni il servizio, in qualche modo è chiaro che deve
poi essere riposizionato. Deve essere riposizionato. Perché... No, questo è chiaro, Cursano. Io volevo tornare però su De Luise, perché a questo punto lei ha aperto un discorso che è molto chiaro. La somma dei costi, i costi proprio diciamo industriali dell'impresa, al di là della materia prima. Ma a questo punto, De Luise, non rischiamo di avere anche un'Italia a macchia di leopardo? Che ne so, a Genova il caffè costa 1,20 euro, magari a Milano può arrivare anche 1,30 euro, 1,40 euro. C'è un tetto oltre il quale chiaramente poi diventa difficilmente sostenibile anche offrire il caffè a cifre così alte, indipendentemente dal discorso che è sacrosanto, insomma, i costi ci sono. Ma vedete, il parlare di tetto è, come dire, se si prescinde da tutti i discorsi che stavamo facendo prima, sì, rispetto ai costi che un'impresa deve sostenere, e come si fa a arrivare a parlare di un tetto meno? Quindi possiamo... Se noi pensiamo, sì, allora la cosa vera è che ogni volta che c'è da fare cassa si pensa di andare a aumentare l'imposizione fiscale su famiglie e imprese, senza andare a tagliare laddove ci sono ancora degli spazi forti per tagliare. Questo aumento che è diventato insostenibile per le imprese. Vi posso parlare di Genova, in provincia di Genova in 12 mesi hanno chiuso circa 1000 bar. Quindi questo ci fa capire, no, che non stiamo parlando di una situazione rosea e felice. Gli affitti invece continuano ad aumentare, infatti bisognerà fare degli incontri, dei ragionamenti specifici con i proprietari dei muri, perché chiaro, la contrattazione libera è tra privati, però non è si può andare fuori. Deve essere... Deve non, essere... No, ancora un'ultima cosa. Prego, velocemente, l'aumento perché dobbiamo adesso, chiudere. Certo, prego. L'aumento adesso della spazzatura, questo aumento che per questa categoria arriva a sfiorare l'80%, non si può pensare di sviluppare le imprese, quindi posti di lavoro. Diciamo che non c'è occupazione, ma l'occupazione non ci arriva per grazia del cielo, l'occupazione la creano le imprese. E questo è chiaro. Cursano, in chiusura una battuta, veramente 10 secondi. Il volume d'affari del caffè, una tazzina, quanto si muove al giorno in termini proprio di soldi a livello nazionale? 10 secondi per la risposta, perché siamo proprio veramente sul filo di lana, sulla chiusura. Prego. Beh, il caffè è la spina dorsale del sistema dell'Italian Bar, che è la casa fuori casa degli italiani. Il problema di fondo è che oggi è a rischio un modello, perché quando le uscite superano le entrate, capito, oggi noi abbiamo il rischio della perdita. Quanto è il perché... volume d'affari, Cursano? Beh, il volume d'affari rispetto a un'attività è intorno al caffè va dai 30 al 50%, cioè insomma, un'attività è fondamentale. È fondamentale per oggi. Il bar. Grazie, noi vi dobbiamo salutare. Su questo argomento noi ci torneremo, perché è un argomento che è vicino a tutti quanti. Grazie a Patrizia De Luise, grazie ad Aldo Cursano, buona serata a voi, noi siamo in chiusura. Beh, noi ci risentiamo domani pomeriggio dopo il GR delle 15. Adesso giornale GR1, affari di borsa. Ciao ciao da Pietro Plastina, buona da serata. Grazie a Luca.